questa, inviando questo atto istituzionale, però Ignazio è qui e io gli lascerei la parola, grazie. Accendete la luce per favore, siamo le luci. Poi lavoriamo, bisogna... Allora, io saluto tutti e saluto per primo il nostro coordinatore regionale, Luigi Ceroni, che è qui con tutti noi. E devo dire che insomma, è con vero piacere che insomma, oggi sono a Macerata. Come tutti sanno, io frequento un po' più il sud, sono un po' più Ascolano in questo senso e San Benedetto, però ogni tanto insomma giro il resto delle Marche ancora, insomma, e anche a Macerata sono venuto più di una volta ed oggi non potevo mancare. Devo dire che insomma avevo anch'io degli impegni a Roma, però insomma li farò nel pomeriggio, tra l'altro poi alle 18:30 devo andare anche a Transatlantico, quello di News 24, per commentare proprio mentre il nostro presidente sarà al Colle, però insomma ci tenevo a essere presente per insomma, una serie di motivi. Il primo è che è giusto e doveroso essere vicini alla nostra gente. Io oggi sono qui proprio perché ho il piacere di toccare con mano quello che sentiamo in giro, cioè il ritorno a un po' allo spirito di Forza Italia, allo spirito di tornare fra la gente, di cercare di capire i loro problemi e di essere a disposizione con spirito di servizio. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo, non posso negarlo, e anche l'affetto che mi lega a Deborah, che da sempre in prima linea quando c'è bisogno di organizzare, quando c'è bisogno di fare qualcosa, per cui sicuramente lei oggi che ancora una volta insomma sta qui a tenere in piedi questa situazione merita tutta la nostra vicinanza, mia, di Remigio e di tutte quelle che sono le organizzazioni. Non faccio neanche riferimento insomma a delle polemiche che sono uscite fuori, perché francamente non c'è alcun bisogno. L'unica cosa che dico invece con molta serenità è che bisogna cercare comunque di recuperare ogni situazione, abbiamo bisogno di tutti, bisogna che tutti insieme costruiamo la nuova Forza Italia, superiamo ognuno di noi magari polemiche o altre vicende legate magari a fattori personali, perché l'obiettivo deve essere uno, di portare Forza Italia tra la gente, tutti uniti e tutti insieme, ed è questo lo spirito con cui noi oggi ci dobbiamo mettere qui. Devo dire che noi avevamo anche organizzato un altro po' di cose, però nessuno poteva pensare quando abbiamo organizzato quello che sarebbe successo nel giro di una settimana, perché permettetemi di parlare un minuto di politica. Devo dire, insomma, il primo, il presidente Berlusconi lo dice continuamente, vogliamo dare fiducia a questo ragazzo che viene da Firenze, cioè vogliamo credere che finalmente lui voglia in qualche modo togliersi l'ideologia anti-berlusconiana di questa sinistra che da 20 anni è unita solo da questo. Ha delle idee diverse dalle nostre, su queste non diciamo possiamo derogare in alcun modo, è vero che il presidente ha detto noi saremo sempre all'opposizione di Renzi, però forse intravediamo in lui qualcuno col cui almeno si può dialogare senza quei pregiudizi che in questi 20 anni ci hanno in qualche modo impedito di poter costruire un'Italia moderna. Perché? Perché Berlusconi era il diavolo e loro erano i buoni. Ecco, sembra che finalmente questo Renzi abbia se non altro superato questo, anche se, e su questo siamo chiarissimi, ci sono delle differenze strutturali nei programmi, per cui noi resteremo all'opposizione. Certo, c'è da dire che quello che è successo nell'ultima settimana ci ha lasciato molto perplessi, ma però è quello il Partito Comunista, perché poi quello è un'altra cosa, cioè è un partito che come dire, considera lo Stato, le istituzioni al suo servizio, per cui cosa fa? Non si trova d'accordo con un loro leader e lo cambiano, cosa che, e su questo nessuno ci potrà mai accusare, noi abbiamo sempre detto, vediamo che consenso ha il nostro leader, e da 20 anni meno di 10 milioni di voti non l'ha mai preso, per cui quando si parla qualche volta in televisione con questo termine spregevole, il pregiudicato, perché voi sapete tutti quella sentenza che cosa, che come è stata costruita, ecco io dico, quella è la mancanza di rispetto non per Silvio Berlusconi ma per i 10 milioni di persone che lo votano. Bravo. E questo è il... Per cui oggi lui, con pieno diritto, rappresentando quei 10 milioni di voti, sarà al Quirinale, dove purtroppo, non mi fate
dire chi, quello che l'altro dice, che chi trova dall'altra parte, che so che è amico suo, per cui lo dice magari lui, chi trova dall'altra parte, ma insomma questo è, noi l'abbiamo anche votato, l'ho votato pure io, in quel momento, diciamo, abbiamo ancora una, siamo ancora caduti nella trappola di credere alle parole, alle promesse di qualcuno che parlava di pacificazione, di cambiamento, di nuovo corso, quando invece appena abbiamo fatto il governo ha subito dimostrato di che pasta era. Ma comunque questo è quello che per adesso ci troviamo a fare. Per cui insomma oggi proprio per questo chiamiamo delitto non sanguinario che è stato eseguito dal PD nel fronte di una persona che tra l'altro è stata anche eletta nelle Marche, insieme a Letta, è stato Rigoletto, è stato eletto nelle Marche, e devo dire che insomma il governo è inutile, lo vedete sulla vostra pelle, non aveva fatto assolutamente nulla, però insomma che all'interno, diciamo, del partito, da uno che aveva detto mai andrò al governo se non passerò dal voto popolare, mai, anzi l'appoggio se è il nostro, virgolette, quello del PD, eccetera, in tre giorni, insomma, un salto di 360 gradi, e questo è il dubbio di che ci lascia molto perplessi. Speriamo che, insomma, come si dice in tutti i proverbi, se il buon giorno si vede al mattino siamo messi malissimo, ma speriamo che non sia così, perché poi noi responsabilmente dobbiamo pensare al paese. Silvio Berlusconi è il momento stesso in cui Renzi, con coraggio bisogna dirlo, gli ha detto facciamo le riforme, perché noi siamo il primo partito ma tu sei il secondo, perché nessuno di noi considera dirlo un partito, noi lo viviamo tutti i giorni alla Camera, al Senato, cioè è il concetto della distruzione, cioè no, questo non lo accettiamo, questo non si fa, facciamo ostruzionismo, cioè costruzione zero. Ecco, per cui siccome invece Renzi ha detto noi siamo il secondo partito di opposizione, abbiamo fatto un accordo mediando, perché non era la nostra legge elettorale, non era un'altra, ma che va verso un bipolarismo reale, meno condizionato, cioè non condizionato da tutti quei piccoli partiti che hanno impedito al Berlusconi di fare quello che, quell'azione riformatore di cui lui è portatore. Lo sapete tutti, Fini, Casini, Follizzo, non vi faccio la storia, si va adesso forse verso finalmente un bipolarismo reale. Detto questo, il problema è il punto che a seguito di questo evento, anche se non sanguinario, oggi il Presidente è impegnato perché questa sera deve andare alle consultazioni, per cui ci sono riunioni permanenti su, anche in relazione a quello che sta succedendo al Quirinale, quando escono, cosa dicono, in maniera tale da calibrare quello che noi andremo a dire, perché insomma l'impressione che io ho è che noi saremo sicuramente all'opposizione, porteremo avanti le riforme, il nostro, perché noi siamo gente di parola, abbiamo dato la nostra parola per le riforme costituzionali e per la legge elettorale, e guarderemo, almeno così sembra che abbia detto il Presidente, con attenzione quelli che possono essere provvedimenti utili all'Italia, perché noi non siamo ideologici, noi pensiamo al Paese, se ci saranno dei provvedimenti che riteniamo utili per l'economia, per il lavoro, eccetera, sicuramente li guarderemo con attenzione e magari anche li voteremo, perché questa è l'opposizione intelligente. Comunque, diciamo che oggi noi siamo qua per ridare a Macerata voglia di far politica con Forza Italia, per cui siamo qui in questa sede, bellissima, c'è più centrale di così, penso che non si poteva trovare, e mi auguro insomma che oltre ad essere oggi una buona giornata sia un periodo insomma positivo non solo per il nostro partito ma speriamo per il Paese. Grazie. Passare la parola al nostro coordinatore regionale, vorrei fare un ringraziamento. Innanzitutto ringrazio Daniele Palazzolo per la sede. Bravo! Grazie. Grazie. Ringrazio Maurizi, perché questi quadri che voi vedete sono delle riproduzioni fatte da Maurizi, che poi ce le spiegherà una per una perché sono particolarissime. Quella là, se sapete che ce l'ha Berlusconi, sono cinque. Poi vorrei ringraziare i giovani, Forza Italia c'è Alessio, consigliere di San Benedetto, ciao, e ringrazio l'esercito di Silvio perché c'è Claudia Gregori e c'è Ivana Marchegiani, grazie di essere qui. Poi c'è c'è il nostro amico di Camerino e vice sindaco Pasqui, Gianluca, che è qui con noi. Bravo. Ciao. E, insomma, gli auguriamo di ritornare, non fare il vice sindaco ma il sindaco di Camerino.
E poi c'è, come dire, la mia spalla, il consiglio comunale, che è Luciani, che è fantastico. E poi Andrea, che è lo stesso, fa parte, diciamo, della squadra dei nuovi giovani, che lavora con noi. C'è Michele, che è stato ieri, insomma, ci sono tanti amici, Alberta, che ringraziamo tutti, io passo la parola al consigliere regionale, al nostro unico consigliere regionale, unico della provincia di Macerata. Abbiamo costituito il gruppo regionale poche settimane fa. Vi saluta Umberto Trenta, che è il capogruppo di Ascoli, capogruppo regionale, che condivide questa iniziativa, e gli altri consiglieri, altri due consiglieri, Elisabetta Foschi di Pes, di Fano, e Graziella Ciriaci, che dovrebbe arrivare, di Fermo. Siamo molto contenti come gruppo regionale, in particolare io di Macerata, diciamo, dei canali in provincia di Macerata, di essere qui, e ringrazio Deborah per il lavoro splendido che ha fatto con questa iniziativa del club Forza Silvio G Macerata. Deborah la conosciamo tutti, ha tante iniziative, è veramente una che lavora e spesso, grazie, un applauso Deborah, e spesso chi fa, chi ci mette la faccia, chi dice, chi si espone, viene criticato magari da chi in qualche modo, ma voglio sorvolare questo perché le polemiche non ci interessano, dobbiamo essere uniti assolutamente, dobbiamo guardare avanti, e il club Forza Silvio è un ponte verso la società di che cosa? Di Forza Italia, del movimento politico Forza Italia, che deve, come tutti i partiti, uscire, deve aprirsi, dobbiamo essere inclusivi e dobbiamo aprirci alla società, e quindi non badare alle poche poltrone che si hanno, ma essere un ponte, questo è il senso del club Forza Silvio, un ponte verso l'economia, un ponte verso il lavoro, un ponte verso la cultura, un ponte verso la sanità, e dobbiamo portare dentro anche persone nuove. Persone in qualche modo anche giovani, donne, persone che in qualche modo non hanno avuto la possibilità per vari motivi di accedere alle strutture magari un po' chiuse, qualche volta diciamocelo con autocritica, del partito. Quindi questo è il senso del club Forza Silvio, quindi apriamone il più possibile, questo è lo scopo, il messaggio che ci ha dato Berlusconi. Tra l'altro anticipo che stiamo organizzandoci per Recanati, presto lo apriremo a Recanati nel giro di pochissime settimane e altrove anche in provincia, quindi faccio i complimenti a Deborah per questa iniziativa. Dico solo due parole per completare il mio ruolo di consigliere regionale sulla politica regionale. La nostra valutazione della politica regionale a Bina Spacca, di cui l'azionista di maggioranza, come sapete, è il PD, è assolutamente negativa. Dopo 4 anni di questa nuova legislatura dobbiamo dire che c'è stato un fallimento su tutti i fronti. Per riassumere brevemente ne dico tre. Il primo, sul piano dell'economia e del lavoro, nulla ha fatto o pochissimo ha fatto questa giunta PD a guida Spacca per il lavoro e per l'economia. Basta dire che oggi come ogni giorno nelle Marche abbiamo 100.000 persone, 100.000 su 1,5 milioni di abitanti, che non riescono a mangiare e vanno avanti con i pacchi della parrocchia della Caritas. E la risposta della giunta guida PD è zero. Secondo aspetto, quindi economia, lavoro e problemi sociali. Secondo aspetto, la sanità. Andate al pronto soccorso di Macerata e vi rendete conto, faccio un esempio, di qual è il livello della sanità, della macelleria ospedaliera che ha fatto questa, l'opera di macelleria ospedaliera che ha fatto questa giunta. Terzo aspetto, in sintesi, è il disastro che ha fatto sull'ambiente, che è un tema tra l'altro a me caro. Basta pensare al fotovoltaico a terra, con il quale ha massacrato le nostre colline, basta pensare al business del biogas speculativo fatto su aziende agricole inventate di sana pianta che non c'erano prima, e basta questo come esempio sintetico. Quindi direi, sul piano della politica regionale, un fallimento completo. Sul piano delle competenze delle regioni, bisogna che se Renzi è davvero in gamba, come sembra essere, speriamo che qualcosa di buono faccia, perché parliamoci chiaro, è il terzo
Presidente del Consiglio, non eletto dal popolo, non eletto, ma eletto dai suoi elettori, nelle elezioni private, non eletto dal popolo, il terzo in un anno e mezzo circa, cioè l'ultimo Presidente del Consiglio eletto dal popolo si chiama Silvio Berlusconi. Se farà qualcosa di buono dovrà accorgersi che, per esempio, nella competenza delle regioni bisogna eliminare le competenze concorrenti. Cioè noi abbiamo per tante materie regionali, tante, dove decifra sia lo Stato che la Regione sullo stesso tema, quindi confusi, conflitti di attribuzione, sentenze, leggi bocciate da una parte o dall'altra, un casino non finisce più. Bisogna eliminare le competenze doppie, diciamo così, o legifera lo Stato o legifera la Regione, perché sennò non andiamo avanti. E poi, sempre sul piano regionale, diciamo, della competenza regionale, nel futuro delle regioni bisogna anche che cambiamo sistema, cioè parliamoci chiaro, le regioni sono troppo piccole, bisogna fare delle macro regioni. Bisogna aggregare territori più vasti, altrimenti non andiamo avanti in questo modo. Ringrazio Deborah Pantano ancora una volta della questa breve iniziativa e speriamo di portarne altre nel nostro progetto. Grazie. Poi facciamo l'inaugurazione e poi Maurizio ci spiega i quadri. Grazie Deborah, un saluto a tutti voi che siete presenti e avete deciso di spendere 2 o 3 ore con noi. Un saluto, vedremo, alle forze dell'ordine che forse stanno fuori e ci assicurano l'incomunità, un ringraziamento particolare per quello che fanno. Per tenere in piedi questo paese che ormai sta precipitando nel degrado, sempre di più nel degrado politico, morale e sociale. Saluto a Ignazio che da Roma, insomma, ha fatto qualche chilometro per venire giù e altrettanti da fare per tornare, siamo 350 chilometri, insomma non sono una passeggiata. Al consigliere regionale Maragoni, ma lui sta qui e lo vediamo spesso. Abbiamo votato, va bene, però vi assicuro che non sta a guardare, vi assicuro che non sta a guardare. Spero che mi godere d'accordo. Emilio, però, che la batti a piedi? Sei buono Mario. Allora, un saluto anche a Marangone, consigliere regionale di questa provincia, per il lavoro, ringraziamo per il lavoro che sta facendo in consiglio regionale e per la visione al nostro partito, perché abbiamo azzerato tutto, quindi bisognava iscriversi e lui l'ha fatto anche in un momento particolare. Poi un ringraziamento a Deborah che ha organizzato questo incontro e l'inaugurazione di questo club, che è il primo almeno ufficialmente, perché ce ne sono già altri iscritti, credo che oramai saremo a 120-130 club nella provincia di Marche e alcuni anche nella provincia di Macerata. Deborah, voglio sperare e voglio che sia anche così, che questo è una sorta di lievito, perché siccome vedo qui persone provenienti da ogni comune della provincia di Macerata, cioè un club deve nascere in ogni comune della provincia di Macerata, quindi come quando si faceva il pane, non so, qui abbiamo ricordato il pane fatto a casa, c'era un pezzetto di lievito della settimana, della giornata precedente, che poi serviva a fare l'addio domani, no? Quindi questo deve servire a far lievitare tutta una serie di club nella provincia di Macerata. Devo dire che in maniera spontanea ne sono nati tanti nella nostra regione e credo che ancora ne sorgeranno nelle prossime settimane. D'altra parte, oramai credo che le elezioni politiche non si svolgeranno a maggio prossimo, ma scorreranno a settembre, ottobre o alla primavera prossima, quindi avremo più tempo per organizzarci e il ruolo dei club è un ruolo, così come è stato pensato dal Presidente Berlusconi, fondamentale, perché se noi non siamo in grado di difendere i nostri voti sul seggio elettorale, le elezioni ne perderemo in continuazione, come già avvenuto per 2 volte nel passato. Voglio ricordare, perché ognuno di voi, andando su internet, vada a verificare personalmente, non dalle mie parole, qual è la funzione specifica del club. Quindi dobbiamo attenerci scrupolosamente a quella che è la funzione specifica del club, perché il club non è un antipartito,
ma è un, come dire, un, una, stampella, una stampella in più, un supporto all'attività del partito. Anche perché io non voglio, come ho già avuto modo di dire nella riunione del Claudiani di qualche settimana fa, non voglio sul giornale polemiche di alcun tipo, cioè quando si esce sul giornale certamente nella vita capita sempre di dissentire, di avere un altro punto di vista, ma se questo nuoce al consenso del partito, ognuno è pregato di tacere e eventualmente rappresentare il problema nelle sedi opportune. Siccome la provincia di Macerata è patologicamente in una condizione difficile per tutto quello che è successo in questi anni, vi assicuro che se il presidente Berlusconi continuerà a darmi il consenso, io questo problema lo risolverò in maniera definitiva, come si usa fare nella politica. Cioè, i voti dei cittadini macinatesi devono essere utilizzati nella maniera corretta e più opportuna per portare avanti i nostri punti di vista, i nostri valori, i nostri progetti, i nostri obiettivi. Nessuno può deragliare da questo binario che devo voglio dire, far seguire per ordine specifico del presidente Berlusconi. Qui non ci sono spazi per giravolte, ma bisogna proseguire tutti dritti verso il cammino. Non si intende, procederò nelle forme che sono dovute per chi fa la politica. Questo vale per una parte e l'altra, perché quando c'è un contenzioso ci sono due parti che si confrontano e che si misurano, vale per l'uno e per l'altro caso. D'altra parte io credo che dobbiamo recuperare una serietà del nostro impegno e della politica. Perché dicevo il degrado morale, non a caso noi stiamo vivendo una fase ancora più difficile, cioè non c'è mai fine al peggio, perché saremo costretti a subire l'ennesimo Presidente del Consiglio che nessuno ha votato, che non si è presentato agli elettori e pretende poi dai banchi del Parlamento, del Governo di dirci quello che dobbiamo fare. Io poi mi atterrò scrupolosamente a quelle che saranno le indicazioni da senatore del mio capogruppo, ma la mia idea sarebbe di non ascoltare neanche Renzi quando verrà a fare il suo intervento di insediamento e di non partecipare al voto, perché non è pensabile che chi non è eletto, di chi non si è presentato alle elezioni possa governare un paese vincendo magari una competizione interna. È come se oggi Ceroni va a fare il sindaco di Macerata. Per fare il sindaco di Macerata bisogna candidarsi alle elezioni di Macerata. Bravo. E non è accettabile che qualcuno, non so, insignito da chi, con la complicità del Presidente della Repubblica, che naturalmente sta sempre a capo di questi comportamenti veramente inaccettabili, questi comportamenti inaccettabili, dovremmo seguire l'ennesimo governo che finirà fra pochi mesi, perché guardate, al di là dei giochetti della politica, qui c'è un paese che è al tracollo economico, ci sono 100.000 persone nelle Marche, ma sono milioni in Italia che non sanno come poter tirare avanti, che non hanno le risorse necessarie per comprare il pane, l'acqua, per pagare le medicine, per far fronte alle necessità che sono indispensabili, cose che sono indispensabili per la sopravvivenza. Allora, rispetto a tutto questo, la politica continua a giocare. E mi fa meraviglia quelli del nuovo centrodestra che dicevano non si può far cadere il governo, una crisi di governo in questo momento metterebbe l'Italia in ginocchio. Allora loro come hanno potuto accettare questa dimissioni di Letta? Continuano a giocare, perché la verità vera, voglio dire, la dice sempre Berlusconi: hanno tradito nell'ora del bisogno. Questa è la verità vera che non dobbiamo mai dimenticare e non dobbiamo mai scordarci di segnalare, perché nella politica ci vuole lealtà, e loro lealtà nei confronti del Presidente Berlusconi non l'hanno mai avuta.
Detto questo, io credo bravo. Che beh, dobbiamo uscire da questo incontro. Ringraziamo Deborah perché credo che anche la scelta del luogo sia fondamentale, ben visibile. Dobbiamo ognuno di noi lavorare nel nostro comune per organizzare i club. Noi dobbiamo farne 400, perché se pensate che ci sono circa 2000 seggi elettorali, dobbiamo avere in capo 5 seggi per ogni club, dobbiamo costruire 400 club. Allora questo club di oggi è il seme, il lievito che farà crescere la quantità enorme di club nelle Marche per far fronte alla prossima consultazione elettorale. Io credo di aver detto tutto, vi ringrazio davvero, vi annuncio che comunque ho fatto una proposta di riorganizzazione al partito del Presidente. Io chiedo anche a voi di fare, perché capisco le situazioni, ma di fare uno sforzo di rinnovamento, cioè dobbiamo dare più spazio ai giovani e alle donne, perché in questo senso la nuova legge elettorale prevede una cosa un po' più importante delle donne, molto la società è fatta di uomini e donne, quindi nelle istituzioni ci devono stare uomini e donne. Se poi la misura non sarà 50 e 50, però facciamo lo sforzo per dare anche alla componente femminile il proprio spazio. E cerchiamo un po' di rinnovare, in fondo lo dico anche per me, oramai sono 20 anni che questo partito è nato, ci siamo stati sempre, cerchiamo di lanciare una nuova classe politica, cioè diamo spazio ai giovani che hanno anche più energie, più entusiasmo e più idee che possono essere fondamentali per superare questo momento di crisi del nostro paese. Io vi ringrazio a tutti e vi auguro una buona domenica. Vice sindaco di Camerino, ci facesse un saluto. Grazie Deborah, non c'era bisogno, anche perché dopo il nostro coordinatore regionale diventa, oltre ad essere un onore, diventa anche un onere, perché ha detto e ha toccato tutti i punti direi più importanti. Io Remigio voglio ringraziare Deborah perché grazie a lei oggi qui vedo tanti amici di 20 anni fa che non avevo più visto, dove nei club là eravamo partiti, poi strada facendo per tante vicissitudini ci siamo persi e oggi ci ritroviamo tutti insieme. Nel dirò questo è l'insieme il termine più importante. Noi dobbiamo lavorare, ti ha degli incarichi ai massimi livelli nazionali, regionali e locali, dobbiamo lavorare solo per un unico motivo. L'interesse è quello generale, è l'interesse del territorio, è l'interesse della gente, gente che oggi ha sempre più difficoltà, ha sempre più bisogni. Onorevole, tutti i giorni gli amministratori locali che sono in trincea vedono persone che arrivano con tante problematiche. Noi abbiamo bisogno della vostra vicinanza, della nostra vicinanza, della vicinanza di questo partito. Oggi io credo che in ambito nazionale c'è solo un partito coerente ed è il partito di Silvio Berlusconi e il partito di Forza Italia, e la stessa coerenza l'abbiamo oggi noi qui dopo aver abbracciato tanti amici che grazie ai nostri abbracci hanno ricevuto e ricoprono attualmente ruoli importanti, ma quei ruoli non li mettono più a disposizione del nostro territorio, della nostra gente, sono venuti, hanno preso e sono fuggiti. Io quegli amici li saluto, ma li saluto con quel pizzico di amarezza. Dopo 20 anni di militanza attiva ero un ragazzino, 20 anni fa, oggi sono meno ragazzino, ma sono sempre qui, nel bene, nel male, nelle difficoltà. E tutta questa gente che vedo io la invito a lavorare in maniera forte affinché fra 2 anni, partendo da Macerata, Deborah e Francesco, che è il nostro vice capogruppo in consiglio comunale, da questo, dal capoluogo di provincia, si possa ripartire con una politica vera, e voi avete una grande responsabilità. Io mi sento appartenere a un grande. Vi saremo vicini in tutto e voi sarete vicini a noi. L'unione, l'insieme significa vincere. Io invito, e non voglio far polemica, gli amici che oggi con dispiacere ho visto sul giornale, ieri, li invito perché sono amici che devono essere vicino a noi, non sono quelle polemiche, fanno parte di un dibattito
anche intelligente, ma un dibattito che se va sulla stampa non diventa più troppo importante. Qui non ci sono spaccature, siamo tutti vicini al presidente Berlusconi, siamo tutti vicini al nostro paese e siamo tutti vicini ai nostri ideali. Io sono uno strumento a vantaggio del popolo, un piccolo strumento da amministratore locale. Voi siete strumenti sicuramente più importanti, ma la vera importanza ce l'hanno i nostri amici, quelli che quotidianamente devono divulgare quel verbo, il nostro credo, nelle tante famiglie e nelle tante persone. Io dico, Remigio Ceroni ha detto una cosa importante: quando si fanno le campagne elettorali bisogna essere, e l'ha detto qualche giorno fa, sempre convinti che ci manca un voto. L'invito a voi tanti amici, è quelli di percorrere la vostra quotidianità nella convinzione che ci manca un voto per vincere, e se ci manca un voto per vincere noi lo prenderemo, prenderemo la provincia di Macerata, prenderemo la regione Marche, porteremo avanti i nostri ideali, i nostri credi, che sono quelli della famiglia, dei valori veri, di chi crede nell'interesse collettivo. In questo, Deborah, io sarò sempre a disposizione di questo partito, che Remigio, sono contento di quello che hai detto e convinto che finalmente, non perché prima non lo sia stato, ma perché oggi lo sarà di più, sarà un partito meritocratico. Volevo far parlare Alessio, perché lui è uno dei responsabili dei giovani. Vieni, vieni, vieni. Siamo un giovane. Vai, Alessio. Grazie, Deborah. Io vengo da Ascoli. E... No, perché poi l'importante è anche che la rete, no? Perché sennò pare esatto. Sul collo. Cioè, sul territorio abbiamo sempre una grande, nonostante la nostra regione è una regione, come è stato detto dal consigliere Marangoni, abbastanza piccola rispetto alle altre, siamo una regione dove i contatti fra le varie, i vari territori sono sempre insomma difficili e quasi non avvengono quasi mai. Insomma, da un po' di tempo stiamo cercando di creare questi contatti, di interagire, di creare sinergie. Questa è la cosa che insomma dobbiamo portare avanti, anche perché, come è stato detto, la regione Marche è una regione che ci appartiene, non è vero che le Marche sono di sinistra, e dobbiamo tornare a vincere anche lì e nel comune di Macerata. Grazie. Bravo. Bravo, bravo. Allora, facciamo un'inaugurazione, segniamo questo nastro, tutti fuori. Tutti fuori. Fare un appello ai politici, posso? No, tra di noi, io dico solo ai politici, vi prego e vi scongiuro di riacquistare la sovranità politica dell'Italia, praticamente tutti insieme lavorare per questo, ridare fiducia e cercare, non la legge elettorale, gli elettori dobbiamo cercare, perché così se vinciamo siamo al 2% degli elettori, 10 elettori su 2%, 2 di 10 elettori che, sul quale possiamo, non possiamo contare di fare i governi. Grazie. Quindi praticamente grazie.